Parliamo allora adesso di questa sconfitta del Como, arrivata come? Arrivata in maniera così, un po' rocambolesca se vogliamo, nel finale, purtroppo un episodio sfortunato come ce ne sono tanti nel corso del campionato. Purtroppo la partita secondo me si era incanalata su un risultato di parità che sarebbe stato quello più giusto, però siamo stati puniti forse nell'unica situazione pericolosa della ripresa. Peccato perché secondo me, ripeto, dopo un primo tempo in cui abbiamo sofferto, nella ripresa avevamo secondo me fatto le cose come andavano fatte, poi abbiamo avuto qualche situazione per poterle anche sbloccare. Non è stato così, siamo stati puniti nel finale, però. Un primo tempo fatto non benissimo, siete stati presi un po' d'infilata dagli attaccanti della Giana, soprattutto in mezzo. Ho avuto qualche occasione in più di voi. Sì, hanno avuto sicuramente due o tre situazioni in fase di ripartenza che non hanno sfruttato al meglio, però. Ripeto, poi nella ripresa siamo stati ampiamente in partita, eravamo padroni della situazione. Ripeto, il risultato di pareggio sarebbe stato quello più giusto, però è andata così. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Si riparte, questa sconfitta può magari influire psicologicamente sul proseguo del campionato o ancora molto presto? Ma siamo alla sesta di campionato, la prima partita che perdiamo al 90esimo, secondo me è un po' poco per minare delle certezze, per cui continuiamo a lavorare con tranquillità e con grande impegno.